Incredibili, allucinanti, ultraterrene. Se mi vedete incredibile così, accaldato, incredibile, con i capelli distrutti, fisico distrutto e tutto, incredibile ragazzi, fa un caldo che voi non avete idea. Però il lato positivo è che questo ufficio godoso, incredibile, d'inverno fa un po' freddino, infatti vi ricordate che accendevo sempre l'aria condizionata a palla, però d'estate si sta veramente freschi. Calcolate che sto registrando questo video incredibile sabato 8, ieri sera ho editato il video di Stomachia e mi sono visto tutti i Summer Game Fest, perché tra l'altro ci farò un episodio di 4 chiacchiere di Godo che uscirà probabilmente la prossima settimana, forse, se riesco a registrarlo e se va tutto bene, incredibile. Questo Summer Game Fest è stato un po' mid, non ci sono state, sai, non le classiche bombe incredibili, però ci sono stati degli annunci di alcuni giochi interessanti, alcuni mi interessano perché sicuramente li porteremo sul canale. Oggi vedremo 3 trailer. Io non li ho visti, partendo da questo presupposto, mi sono visto la diretta di Summer Game Fest, appena vedevo il logo del gioco io mi giravo e scappavo via perché non volevo vedere assolutamente niente, altrimenti perde il senso della reaction. Se me l'ero visto prima incredibile, mi sono visto tutti gli altri, quelli che mi interessavano di più schippati incredibili. Quindi vedremo il trailer della nuova espansione di Palworld, che ormai sapete che io e Palworld incredibile. Poi vedremo il trailer di Phantom Blade Zero, che mi sa che io addirittura portai una reaction l'anno scorso del primo trailer, se non ricordo male, con Suicide Squad. E poi il trailer di Dragon Ball Sparking Zero, che abbiamo visto insieme agli altri, e vedremo anche questo incredibile. Speriamo ci sia una data. Per quanto riguarda Elden Ring, io mi sto chiudendo come una conchiglia sotto 700 metri di sabbia, perché vorrei evitare di avere spoiler incredibili per quanto riguarda l'espansione di Elden Ring, The Shadow of the Erdtree, incredibile, che dovrebbe uscire il 21 giugno, e io ovviamente inizierò purtroppo a registrarla minimo una settimana dopo, quindi ragazzi, intanto devo ancora finire la Sus Run normale e poi inizierà la Sus Run nel DLC. Ora, io spero che non esca l'espansione di Palworld esattamente nel periodo del DLC del The Ring, perché sarebbe un pochettino complicato registrare due cose che ci tengo veramente nella stessa settimana, quindi speriamo di no. Per quanto riguarda Palworld, ragazzi, io vi ringrazio perché la serie di Palworld sta andando bene sul canale, è cresciuta lentamente, gli shorts vanno bene, vedo che vi piace, si è trasformata un po' la serie di Palworld sul canale, perché era partita un po' una specie di blind run, però poi è diventata una semi blind run perché mi avete dato un sacco di consigli, soprattutto per quanto riguarda le direzioni. Questa cosa ha solo, secondo me, migliorato la run, quindi sono contento, incredibile. Il mio dubbio, ve l'ho detto, sulla data di questa espansione. Per quanto riguarda in generale la serie di Palworld, io sono all'episodio 17, vorrei arrivare anche lì all'episodio 20 circa prima di fare l'espansione, perché intanto ve lo dico sinceramente, le ultime torri non credo riuscirò mai a batterle. Ragazzi, se le avete battute avrete farmato tantissimo, io sinceramente dovrò farmare parecchio se voglio avere una speranza. Quindi io spero che questa Urashima isola, tipo, sia livellata per il livello mio, quindi dal 40 in su, perché se è dal 50 so dolori. Vediamo cosa ci riserva Palworld, incredibile. Ovviamente stile Giappone, si era visto da qualche immagine incredibile sul il profilo ufficiale. Ah, che fighi, guarda! Pensavo fossero due statue, le viste? Bellissimi! Questi si erano visti, la rana col bastone e fungo. Oh, Caitris di fuoco, attenzione! Buscio oscuro! Il Mimic! Hanno messo il Mimic cane, carino! Questo qui mi piace pure, Fantasmino Sus! Yo, guardalo! Xbox Dedicated Server. Ah beh, server dedicato a Xbox, vabbè, noi non ci interessa. No, lui mi piace tantissimo! Ragazzi, finalmente hanno messo la miniera di zolfo e di carbone, ragazzi! Non gliela faccio più a farmarla! Mi ha allargato però, io l'ho visto! Silent Rosa! Che carino! New Zook Species Caitris di fuoco! Ok, ok. Nuovo boss, nuovo raid boss, è Plaza Mondo Oscuro Stronghold. Oh, finalmente hanno messo delle aree grosse dove puoi andare a sconfiggere gli umani. Sus Arena, tipo più incredibile. Ecco, questa è una di quelle cose che probabilmente non farò, ma nuova gnagna per noi, ragazzi. Era palese che mettessero una nuova gnagna boss, incredibile, col pallo nuovo. Rule 34, I salute you! 27 giugno, ragazzi, no! Però ho fatto una battuta che non lo volevo nella settimana del The Ring! Proprio il range in cui sono impegnato! Io lo dico sinceramente, finirà che il DLC del The Ring e la nuova espansione di Palworld io lo inizierò a registrare ai primi di luglio. Purtroppo in quei giorni sarò un po' impegnato, mannaggia! Vabbè, ragazzi, che dovete fare? Il trailer in sé, secondo me, è molto sus. Allora, vorrei fermarmi su alcuni frame incredibili. Allora, ambientazione giapponese. Si era intuito questa cosa, Sus. Vedete, appoggiati qua, questi sono carini. Mi attira molto questa specie di villa con i palle che girano. Cioè, questo sarà un luogo dove
possiamo catturarli, combatterli, oppure un luogo sus tipo villaggio. Questo è Caedris Fuoco, questo non mi ricordo il nome, ragazzi, questo è il maghetto di fuoco che si trova nella montagna, ma versione oscura. Bushi Dark, potrebbe essere spicy, ve lo dico. Bellissimo. Questo mi piace da morire, forse è uno dei miei pal preferiti per il design. Guardalo com'è spooky questo pal qui, mi piace tantissimo. Questo pure è cattivissimo, mi piace. Il Mimic cane è tanta roba. Questo l'abbiamo visto. Questo è una specie di samurai gladiatore, mi piace tantissimo. Bello, bello. Ecco, questa secondo me, ragazzi, è la cosa più importante di tutta la faccia, ragazzi. A parte che vedo che dietro ci stanno tipo una roba che sembra un acquario. Secondo me metteranno i pesci prima o poi. Però qui, ragazzi, io vedo la cosa più importante del gioco, ragazzi. Allora, chi gioca a Palward mi capirà. Ragazzi, hanno messo la miniera per farmare anche in base lo zolfo e il carbone. Io non gliela faccio più a farmare il carbone in un pezzetto di terra così. Io non gliela faccio più! Finalmente! Questo, ragazzi, potrebbe essere la vita. Allora, io ho scoperto recentemente, grazie a voi, oltre a determinate cose, Rule 34, ma ne parleremo tra poco, che per qualche oscuro motivo Chillet è praticamente il pal più amato di tutto Palward. Sus questa cosa, ragazzi, io non entrerò in questo discorso, sus! Però il fatto che ci sia un Chillet rosa, io dico solo povera creatura e non aggiungerò altro. Questo dovrebbe essere la versione verde del drago che ho visto in un episodio ma non ho ancora catturato. Questo è il maghetto che vi dicevo prima e qui c'è Caedris di fuoco, ragazzi. Pure lei, povera creatura. Questo è il nuovo Raid Boss, che però è un po' sus perché il primo Raid Boss è quella signorina simpatica, che non mi ricordo mai il nome, che mi dicono che è fortissima. Questo è un po' sus perché è veramente... è Blazamut versione oscura. Ci può stare, per carità. Potrebbe essere simpatico che ci sono nemici umani molto forti, magari li uccide e guadagni un sacco di proiettili, sfere pal. Poi hanno messo il PvP, sono pochi i giocatori forti in pallo, ma quelli forti te shottano con un missile, quindi... secondo me l'arena non la potrò fare mai nella vita, però sarà divertente vedere i video della gente che li fa, e poi ragazzi, come dire... quanto era proprio scriptata questa cosa che aggiungessero l'ennesima gnagna in Palward. Io ho apprezzato molto Zoe Griswold, ho apprezzato molto Lily e Linette, mi pare si chiamava. E poi ho visto solamente la terza torre dove c'è quel tizio sus con il palo elettro gigante. Le altre due non l'ho ancora mai vista, quindi non so che c'è dentro. Magari ci sono altre gnagne che non conosco. Però questa qui, ragazzi, potrebbe essere la miglior gnagna di Palward. Io ve lo dico. Lei sembra uscita da Inazuma, tra l'altro. Carino che c'è la luna. Però, insomma, gnagna lei, il pal potrebbe essere molto forte, ragazzi, non lo so, non credo faremo mai questa torre, perché non sono riuscito a finire quelle del gioco base, quindi capirai. Non male, molto bello questo trailer, sono veramente in hype per questo aggiornamento di Palward. Molto bene, secondo trailer. Trailer di Dragon Ball Sparking Zero, ragazzi. Lo sapete che mi interessa particolarmente questo gioco incredibile, lo vorrei portare sul canale, buttiamoci nella mischia incredibile. Gli ultimi trailer erano veramente spicy, ragazzi, Ah, partiamo subito con Ultra Istinto, così, potenti e duri. Che tra l'altro sta cosa l'avevano liccata su Steam, mi pare. Goku Black, attenzione. Mamma. Majin Buu, attenzione. Fight as a Legend. Ok. Ve l'ho detto i miei pensieri su questo gioco, ragazzi. Sembra incredibile. Wow. Ok. Vai. Stanno rifacendo tutti i momenti classici, incredibili. Reclaim new possibility. C'era scritto vai da solo contro Radish, attenzione. Goku Super Saiyan così incredibile. Cioè praticamente è una modalità dove puoi cambiare le cose che sono successe in Dragon Ball. Vabbè, ci sta tantissimo, eh. Golden Freezer, ok. Gogetone incredibile. Gira in full power, mi piace, figo. Wow, Dama? Dama è qui? Allora, 11 ottobre 2024, è un'ottima data. Ottobre è il mese del godo, ragazzi. Io avevo detto o primavera 2025 o fine anno, quindi sinceramente un po' ci sono andato vicino anch'io. L'ho fatto vedere un sacco di personaggi che un pochino si erano intravisti in altri trailer, altri mai, tipo Goku Ultra Istinto. Era stato leakato, non mi ricordo se su Steam o sull'Apple Store, che avevo visto una roba su Reddit. Comunque mi piace, Goku Ultra Istinto mi ha fatto molto bene, molto clean. Lui capirà in PvP, ragazzi, sarà di una tossicità, ragazzi, preparatevi. Mi piace, Gogetone Super, ho visto che c'è pure Vegito, le forme giganti.
nostro Majin Buu adorato. Qui mi piace perché dice Fight as a Legend, quindi qui immagino potrei fare tutta la classica storia di Dragon Ball. Però la cosa figa secondo me è questa parte qui, Reclaim New Possibility. Io non so se è una ramificazione della storia base che ci sarà in Budokai, nel senso che puoi o fare la storia base oppure automaticamente, sai, no, prima dello scontro c'è la possibilità, come hanno fatto vedere qui con Radish. Quindi non so se è una roba implementata nella storia o è proprio un'altra modalità. Però sarebbe molto figo se avessero implementato tutto in uno, secondo me sarebbe molto più carino, perché sai no, dici, ah, adesso devo affrontare, che ne so, Freezer, però magari c'è, sai no, la possibilità che lo batti con Vegeta, e magari la storia prende proprio un altro percorso, puoi fare cose diverse con Goku, potrebbe essere molto intrigante, altrimenti è una modalità diversa ed è tutto più scriptato, però sarebbe intrigante, ragazzi. Qui vedi, puoi decidere se andare con Piccolo a affrontare Radish, oppure andarci da solo. Questa cosa mi piace tantissimo, l'idea che Goku diventa Super Saiyan qui, e non a Namek. Ammetto che mi piace come idea, non c'è Gohan, c'è Vegeta, no, questa potrebbe essere molto spicy, ragazzi, ve lo dico. C'è Zamasu, Goku Black, ragazzi, molto bello. Meno male che non me li sono visti questi trailer, ragazzi, sono contento veramente. Vediamo Phantom Blade Zero, incredibile. Phantom Blade Zero è un po' sus, perché io ci feci appunto una reaction l'anno scorso con Sus e Scheletro, incredibile. E questo gioco mi aveva attirato perché, come vi ho detto in altri video, incredibile, io ho adorato Sekiro a un livello di pazzia pura. Quindi questo gioco un pochino mi aveva regalato delle Sekiro vibes. Quindi se fosse anche un pochino Sekiro, se no, molto perrioso, boss ignoranti e cattivi, potrebbe essere molto figo. E poi aveva una grafica veramente importante, era super frenetico, quindi vediamo se in questo trailer è tutta cinematico, c'è un po' di gameplay. Credo uscirà probabilmente il prossimo anno. Vai! Ma mi piace che è tutto dark, tutto sus. Ok. Mi piace. Sì, mi ricorda proprio un po' Ninja Gaiden, è un misto di tante cose. Vedi? Violenta assai, eh? Mi piace. Ok. Un cavallo che non ha fatto una bella fine. Ok. Qui si vede del gameplay, sus. Poi dopo zoom un attimo. Un arco. Ok. Ragazzi, è veramente frenetico. Boss di Shade Frenzy. Molto serio, sono pure i mostri sus. Ok. È veramente brutto quello, eh. Wow. Ragazzi, mi attira tantissimo a me, eh. Wow. Questo esplode. Ah, la schifo. Vabbè, ma è la danzatrice di sto gioco, che è quella di Sekiro? Da giovane, attenzione, la farfalla 2.0. Con le lamette nei piedi di Sus? Wow. Ah, però ci sono pure delle abilità Sus, attenzione. Eccolo, qui ci sono delle cose Sus. Guardate, qui c'è la vita, che sembrano pure qui le ampolline di Sekiro. Qui puoi scegliere le armi. Una katana e una katana doppia. Non so se sono proiettili. Purtroppo ho la telecamera sopra, quindi non lo vedete. Però se vedete il trailer capirete che sto dicendo. Il simbolo di un fucile e di una testa di drago che si vede alla fine. Quindi ci sono abilità e armi. Ci sono le boss fight. E vedete che le boss fight c'è la barra sotto come Sekiro. Cioè è molto Sekiro, ragazzi, eh. Bisognerà vedere se il gameplay è epico come quello di Sekiro o è solo apparenza. Vedi, puoi farle combo sus, visto che ogni triangolo lui ha tirato fuori i cortellini. Dai, pure quello mi ricorda il kanji di quando muori in Sekiro. E poi mi piace che non sono tutti umanoidi, ma ci sono anche queste mostruosità incredibili. Questi classici nemici umanoidi con le spade incredibili che... Cioè, il mondo di Phantom Blade mi attira parecchio, eh. Cioè, lo vedo bello al coro come gioco. Commander Clip. Bello. Jade Dance, ragazzi, questa mi ha ricordato ovviamente la della farfalla di Sekiro. Però wow, ragazzi, non so se vedete la rotazione che fa per colpirti, ragazzi. Guardala. Wow. Ragazzi, mi attira parecchio, eh. Ok, qui usi l'arco incredibile. Vedi, abbiamo pure il bazooka. E qui c'è questa testa di drago che sputa fuoco. Sono contento di non essermeli visti durante il live, così ce li siamo visti insieme. Sono molto molto contento. Che dire, mi piacciono tutti e tre. Ovvio, quello che giocheremo prima dei tre sarà appunto Palworld, poi ci sarà Dragon Ball Sparking Zero e poi questo qui probabilmente il prossimo anno. Per quanto riguarda Palworld, vi ho detto la mia idea, lo comincerò a registrare probabilmente da luglio. Dragon Ball, spero di comprarlo day one, perché ottobre è un mese in cui dovrei essere più libero se tutto procede bene. Phantom Blade Zero mi ha dato molto più hype adesso che l'anno scorso quando ho visto quel trailer, che lì tra l'altro ci vedevamo pure lì delle boss fight assurde, ripetetevi quel video, eh. Quindi ragazzi, che cosa con voi?
Noi ci vediamo in un prossimo episodio delle reaction incredibili e in altri video godosi su questo canale incredibile. Che cosa con voi e ci vediamo al prossimo episodio.